Il museo della Casa del Nespolo ad Acitrezza non ha più una casa. Il proprietario rifiuta di rinnovare il contratto al comune. Festa della Madonna di Ognina, arrivata anche quest'anno sino al porticciolo di Acicastello. Rassegna cinematografica all'Isola Lachea di Acitrezza, iniziativa interessante e ben accolta dai partecipanti. Bagno di folla e tanto divertimento per la Sagra dell'Arancino a Ficarazzi. Un saluto, bentrovati a un nuovo appuntamento col nostro telegiornale. Dopo 20 anni di attività, chiude i battenti il Museo della Casa del Nespolo ad Acitrezza. Il proprietario rifiuta infatti di rinnovare il contratto al comune. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Marisa Battiato. Il Museo della Casa del Nespolo di Acitrezza chiude le sue porte. Questa è la notizia che ha scosso l'intera comunità castellese e che ha colto quasi tutti alla sprovvista. L'associazione Fantasticheria, che ha gestito il museo per 20 anni, ha avuto appena 7 giorni di preavviso prima della definitiva decadenza del contratto. Il proprietario dell'immobile ha infatti deciso di non rinnovarlo ulteriormente, decisione di cui, afferma il sindaco Filippo Drago, l'amministrazione era già stata informata da tempo, ma si era deciso di temporeggiare nella speranza di un ripensamento. Adesso l'unica via già intrapresa dal comune rimane quella di pubblicare un bando apposito finalizzato alla ricerca di un immobile che risulti ugualmente idoneo ad ospitare il museo. Ad Acitrezza, infatti, la Casa del Nespolo era a tutti gli effetti diventata una realtà e un punto di riferimento per turisti e scolaresche. All'interno la casa era composta da 2 stanze, una dedicata al celebre film La Terra Trema di Luchino Visconti, girato nel 1947 proprio ad Acitrezza, la seconda, chiamata La Stanza dei Malavoglia, custodiva attrezzi e utensili tipici delle attività di pesca di quell'epoca. Da giorno 11 novembre 2017, dopo 20 anni di attività, questa realtà non esiste più. La speranza è che sia soltanto una pausa temporanea e che un giorno la Casa del Nespolo possa tornare a vivere in una diversa dimora. Festa della Madonna di Ognina, che è arrivata nel porticciolo di Acicastello lo scorso sabato 9 settembre. I dettagli nel servizio di Ottavia Privitera. La comunità di Santa Maria di Ognina saluta la comunità di San Mauro. Padre Nino, buonasera. Buonasera a tutti voi. Un attimo che scendo. Lo scorso sabato, come da tradizione, è avvenuto l'incontro tra la comunità parrocchiale di Santa Maria della Guardia, San Giovanni Licuti e San Mauro Abate. Tanti erano i fedeli che aspettavano l'arrivo del simulacro della Madonna di Ognina nel porticciolo di Acicastello, che quest'anno è stato arricchito con delle luci per avere una maggiore illuminazione, una cassa e microfono per far sentire a tutti le preghiere e da una scala per far salire le persone nella parte più alta del porto. L'arrivo della Madonna è stato accolto da fuochi d'artificio e da un rumoroso applauso fin quando la barca è approdata nel porto davanti a tutta la comunità. Sono stati attimi di tanta commozione dei fedeli castellesi che si sono raccolti in preghiera insieme al parroco Don Nino Merlino e al sindaco Filippo Drago, che ufficialmente ha voluto presenziare alla cerimonia. L'incontro delle comunità avviene non solo per il mare, ma si perpetua per antiche tradizioni e nuove riscoperte di un'affinità di incontri religiosi, poiché ancora non è antico il ricordo della traslazione del simulacro di San Mauro Abate presso la comunità di Santa Maria di Ognina. La comunità parrocchiale di Acicastello ed il seminario diocesano annunciano che sabato 4 novembre Don Lager Racotonerina sarà ordinato presbitero da Sua Eccellenza Monsignor Antonino Raspanti presso la chiesa San Mauro Abate di Acicastello. L'Isola Lachea, teatro della rassegna cinematografica inaugurata mercoledì scorso, un'iniziativa ben accolta da quanti vi hanno voluto partecipare per la prima volta. Sentiamo Lucia Seminara. Coniugare il cinema con un luogo suggestivo che sul far del tramonto acquista una bellezza magica e incantevole come l'Isola Lachea, ed è proprio questa che ha dato l'input per l'iniziativa culturale dedita alla rassegna cinematografica Isola Lachea Cinema in mezzo al mare. Appuntamento al Molo Sud di Acitrezza, dove si viene chiamati a piccoli gruppi per salire sul mezzo nautico messo a disposizione dal CUT Ghana. Da lì, anche se per poco, inizia un percorso che ti porta a vedere la costa che si illumina a sera per giungere sull'Isola Lachea
dove si viene accolti dalle guide del Kutgana per una breve escursione. E proprio dopo, quando diventa buio, iniziano le proiezioni che puntano sul documentario finito, ufficiale, presentato nei festival, a quelli invece non ancora conclusi. Si è iniziato mercoledì scorso con la Soufrerie di Werner Herzog, proseguendo con la Sicilia rivisitata di Vittorio De Seta. A curare l'iniziativa il Kutgana, il Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agrosistemi, insieme al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, che vede in prima fila il professor Alessandro De Filippo. Nasce dall'invito del direttore del Kutgana, il professor Signorello, che oltre a gestire questo sito meraviglioso, si occupa anche della sua valorizzazione. Allora l'idea era quella di portare un pubblico a un'iniziativa culturale, quindi valorizzare l'isola Lachea, che già è un posto meraviglioso, come avete avuto modo di vedere, valorizzarlo grazie ad un'azione culturale. Intanto è una sorta di rassegna sperimentale, perché sono film non del tutto conclusi, in certi casi addirittura noi andiamo dal film finito, che è quello della serata di oggi, al progetto che raggruppa una serie di documentari, cortometraggi, due su cinque di quelli sono progettati, e poi addirittura soltanto delle idee di progetto, quindi dei documentari da fare. Sono state realizzate delle riprese, ma ancora non sono compiuti. Allora, l'idea che ho avuto io è stata quella di porre l'attenzione sul rapporto che c'è tra la rappresentazione e la realtà. Come nasce l'idea di un documentario? Che cosa spinge un autore a raccontare una storia? Come si confronta con la realtà? Allora, questo posto, che non era mai stato utilizzato per una proiezione, ma è stato utilizzato invece più volte come set di riprese, si prestava appunto a una lettura aperta, non di un cinema soggetto, confezionato, concluso, arrivato nelle sale cinematografiche, ma delle opere prime o delle opere ancora in fieri. Escursioni e visioni, natura e cultura, uomo e natura. Su queste relazioni il Kutgana ha voluto giocare, avviando in maniera sperimentale una rassegna che in due sere ha visto il pieno di gente. Abbiamo voluto realizzare questo evento, come diceva lei, in forma sperimentale, ma già si vede che ha avuto grande successo. Ed è un modo anche per valorizzare quest'isola, che è molto vicina alla costa, ma a molti purtroppo è sconosciuta. E noi vogliamo, con questa iniziativa, far conoscere non solo le bellezze dell'isola, ma anche attraverso questo evento di cortometraggi, mediometraggi, esplorare il rapporto che c'è tra l'uomo e la natura, perché vogliamo che questo rapporto sia sempre consapevole e responsabile, e la rassegna è proprio dedicata a questi temi. Altri due appuntamenti in programma il 13 e il 20 settembre, con altre proiezioni, in particolare il 13 con tre proiezioni inserite nel progetto Sicily Folk Doc, concludendo il 20. La comunità castellese ha salutato durante la messa vespertina di domenica 10 Don Salvo Di Mauro, recentemente nominato dal vescovo parroco di due chiese nel comune di Mascali. La comunità parrocchiale di Arcicastello ringrazia Don Salvo per quanto ha fatto e dato all'intera comunità, augurandole che questo grande cambiamento possa essere sempre guidato dalla parola del Signore. Quando qualche mese fa il vescovo ci ha comunicato, prima a lui poi a me, questa nomina di Padre Salvo a parroco di queste due piccole parrocchie, due frazioni del comune di Mascali, Sant'Antonino e Santa Venera in Mascali, ho provato un doppio sentimento dentro: uno di gioia per Padre Salvo, che è diventato parroco. Prima o dopo i viceparroci devono diventare parroci. Non sono viceparroci a vita, e neppure i parroci sono parroci a vita. Anche noi cambiamo parrocchie, e non a un certo momento della vita bisogna lasciare il ministero attivo di parroco per svolgere un ministero più magari più nascosto, sacerdotale solamente. E quindi il primo sentimento è questo, il secondo un po' l'ho nascosto, ma era un sentimento di disappunto, che ho detto, proprio ora il vescovo mi doveva togliere Padre Salvo,
che è un valido collaboratore proprio adesso che si è inserito dopo quasi 2 anni nella nostra parrocchia. E un po', ho sentito un po' questo doppio sentimento, però ecco, dobbiamo affidarci ai disegni di Dio che si muovono anche attraverso le decisioni del Vescovo e di chi nella Chiesa ha l'autorità e il carisma di interpretare anche la volontà del Signore. Allora, per ricordarti un po' questi 2 anni ad Aci Castello, ti diamo un segno. Prima leggo la dedica a Don Salvo Di Mauro, a ricordo del ministero pastorale di vicario parrocchiale svolto ad Aci Castello dal 1 novembre 2015 al 10 settembre 2017. Con tanti auguri, il nostro santo patrono ti continui ad assistere e proteggere, San Mauro Abate, e la tela che raffigura il quadro dei miracoli che abbiamo in chiesa, quindi il segno del ricordo di questa chiesa per tutti i posti e tutte le parrocchie dove andrai. Quello che ho detto domenica scorsa, che oggi non è il saluto, perché quando delle persone si vogliono bene non si salutano perché c'è un addio, ma si aspetta il momento opportuno affinché riavvenga l'incontro, in cui ci sarà la gioia di vedersi, di riabbracciarsi, per cui non è un addio, ma è un vederci non ogni giorno, ma a delle scadenze che vorrà il Signore. E per questo voglio sottolineare che oggi deve essere un giorno di gioia. Dobbiamo gioire, perché da oggi il Signore mi sta chiamando a un compito più grande, a un compito più arduo, e questo è successo anche grazie a Padre Nino, che in questi 2 anni mi ha accompagnato, mi ha seguito, ma è avvenuto grazie a voi, perché come ci è stato detto dagli amici di Ognina lo scorso luglio, quando abbiamo fatto l'assemblea parrocchiale, il parroco, nel mio caso il viceparroco, dice, è come un maestro d'orchestra, per cui non conta la bravura del maestro d'orchestra, ma quello che conta sono i parrocchiani, perché sono loro che poi, aiutando il parroco, aiutando il viceparroco, seguendo le direttive che diamo noi, svolgono e fanno uscire fuori i propri talenti che sono nel cuore di ognuno di voi. Pregate per me, come anch'io nella mia nuova parrocchia pregherò ogni giorno per voi, non mi dimenticherò mai di voi, e preghiamo gli uni con gli altri, sosteniamoci. Grazie a tutti. Bagno di folla e tanto divertimento per la sagra dell'Arancino a Ficarazzi. È andato per noi Gianmario Spina.
Da giovedì 7 settembre a domenica 10 presso Piazza Giovanni XXII a Ficarazzi si è tenuta la Sagra dell'Arancino, allestita con stand, arte, spettacolo, artigianato, prodotti tipici, gastronomia e Luna Park per il puro divertimento siciliano. L'inaugurazione è avvenuta giovedì 7 settembre, ore 19:30. Un gran numero di spettacoli si sono tenuti al suo interno per intrattenere la grande folla, come il meeting di danza a cura di Filippo Marino ed Enza Leo, la Corridas Dilettanti allo Sbaraglio, Archinue in concerto. Domenica 10 settembre invece è iniziata dalle 16 in poi la preparazione dell'arancino gigante, ottenendo il Guinness World Record. Ospiti d'onore presenti Pippo Barone, Concetta Lazzaro, Gianni Muscolino, Chiara Grancagnolo, come anche l'associazione Isola che non c'è. Sì, siamo soddisfatti per come si sta svolgendo la sagra, siamo arrivati al 16° anno, quindi questa è la 16ª edizione. Diciamo quest'anno siamo stati abbastanza audaci perché abbiamo allungato di una giornata, infatti quest'anno abbiamo iniziato appunto il giovedì 7, dietro ogni aspettativa dobbiamo dire che già fin da giovedì i numeri si sono registrati, ci sono stati e soprattutto la partecipazione. E quest'anno per la prima volta siamo stati contattati, abbiamo scelto di far fare negli stessi giorni della sagra qua ad Aci Castello la stessa sagra in terra londinese, quindi a Londra c'è un bar che negli stessi giorni della nostra sagra fa la sagra dell'arancino. Giovedì 7 sera sull'isola Lachea di Aci Trezza la musicista e cantante Ginevra Drilli ha tenuto un concerto d'arpa celtica denominato I Canti delle Sirene, spaziando brani di musica tradizionale irlandese del sud Italia e musica sacra di diverse culture. L'evento è stato organizzato dal CUT Ghana e dall'associazione Centro Studi Aci Trezza. Che ha richiesto anni di studi, presentato a Catania l'Atlante illustrato sui funghi di Sicilia, a cura di Leonardo La Spina. Sentiamo di più con Lucia Seminara. Una vera e propria opera d'arte, così è stato definito l'Atlante illustrato funghi di Sicilia di Leonardo La Spina. La presentazione è sabato scorso presso l'Auditorium Concetto Marchesi al Palazzo della Cultura di Catania. Oltre 5.000 funghi fotografati e inseriti nei tre volumi, uno studio di oltre 30 anni condotto da tre appassionati giovani universitari che a partire dagli anni 80 hanno iniziato un viaggio verso la scoperta dei funghi in diverse zone della Sicilia. Un lavoro che l'autore La Spina, medico chirurgo eletto presidente del gruppo micologico Paesi Etnei Sicilia, porterà avanti. A bloccarli nella ricerca un'alluvione che nel 1995 colpì Riposto, determinando così il dover ricominciare a raccogliere materiale per mettere mano all'opera. Tutta la mia esperienza nell'arco di una trentina d'anni per la ricerca, catalogazione e poi la realizzazione del libro. Cosa vi ha permesso di scoprire al di là di quello che già conoscevate? È un mondo meraviglioso, attraente, misterioso per molte cose. È una cultura particolare, è un mondo che ci ha affascinato sempre. Lo studio della micologia è anche difficile. All'incontro moderato da Viviana Bonaventura è intervenuto il professore Salvatore Arcidiacono, docente di scienze naturali, oggi in pensione, che ha trasmesso questa passione all'autore sin dai tempi del liceo, considerato un cultore e figlio dell'Etna. È un lavoro laborioso che permette di conoscere una parte della nostra Sicilia. Dice bene il fatto che permette una parte della nostra Sicilia. Perché il lavoro è importante essenzialmente per questo, perché è il primo, questa sottolineato 5 volte, è la prima pubblicazione che tratta dei funghi di Sicilia, finalmente ci voleva. Il lettore deve scoprire che nella nostra terra ci sono delle emergenze naturalistiche veramente eccezionali. E non solo nelle piante, non solo nella fauna, ma anche nel mondo dei miceti. I miceti non è una brutta parola, significa i funghi.
Ecco, questo deve scoprirà leggendo questa, esaminando più che leggendo, perché non è un romanzo da leggere, esaminando questo capolavoro scoprirà questo. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione, noi ci rivediamo alla prossima edizione, a tutti voi, buona vita!